Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Il Premier Mario Draghi è intervenuto in videoconferenza all'iniziativa Sud Progetti per Ripartire, promossa dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna. Ascoltiamo proprio le parole del Presidente del Consiglio e del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la Ministra in Parlamento. La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo. Il programma Next Generation EU prevede per l'Italia 191 miliardi e mezzo da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord, che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni 70 ad oggi è grandemente peggiorato. Il prodotto per persona nel sud è passato dal 65% del centro-nord al 55%. Negli ultimi anni c'è stato un forte calo degli investimenti pubblici che ha colpito il sud, ovviamente insieme al resto del paese. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. Per la prima volta da tempo abbiamo l'occasione di aumentare la spesa in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili. Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione, che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno. Ci sono due problemi, uno nell'utilizzo dei fondi europei, l'altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche. A fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di 3 miliardi, il 6,7%. Nel 2017 in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche. In oltre due terzi dei casi non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato al sud, per un valore di 2 miliardi. Divenire capaci di spendere questi fondi e di farlo bene è obiettivo primario di questo governo. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti, ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Decidere quello che deve essere il Mezzogiorno Italia significa decidere quello che deve essere l'Italia nel futuro. Significa decidere se l'Italia deve essere uno dei grandi paesi dell'Occidente, uno dei paesi di testa, o deve continuare a scivolare, come sta capitando da più di 20 anni, nella fascia media di paesi del mondo. Siamo passati, credo, dal 4-4,5% del mercato mondiale a meno dell'1,8. Siamo stati scavalcati come PIL da paesi come l'India, altri paesi europei. Abbiamo il fiato sul collo del Canada, del Brasile. Il Sud non ha ancora recuperato i posti di lavoro perduti nella crisi del 2009-10 e rischia di assommare ai divari che sono concentrati nel sud, divari territoriali, sociali e di genere, il divario demografico, che rischia di determinare per intere aree del Mezzogiorno un problema di desertificazione vera e propria. Dunque, affrontare seriamente il problema del Sud significa affrontare il problema dell'Italia
e di quello che vuole essere l'Italia nel contesto internazionale. È stata fotografata la situazione del Sud dal punto di vista del divario occupazionale, 15% in meno, disoccupazione giovanile, disoccupazione femminile, divario infrastrutturale, potremmo continuare. Diamo un dato di sintesi. Nel Sud i fondi aggiuntivi in realtà sono diventati fondi sostitutivi della spesa ordinaria. Questa è la verità. Questa è la verità. E in larga misura, quando si parla del Sud, si continua a parlare di spesa storica. Chi più ha avuto continua ad avere di più, chi meno ha avuto continua ad avere di meno. Questo è intollerabile. Avremo da fare uno scontro duro per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale, su cui si è consumato un delitto a danno del Sud da 15 anni. Un delitto. Non è questa l'occasione per spiegarlo nei dettagli. È qualcosa di vergognoso che noi porremo all'attenzione del Capo dello Stato in quanto garante della Costituzione, tanto per cominciare, e dell'uguale diritto dei cittadini italiani ad avere servizi essenziali identici in tutto il Paese. Il report odierno Covid del Ministero della Salute in Italia registra 18.765 nuovi contagi a fronte di 335.189 tamponi, per un tasso di incidenza pari al 5,59%. Sale il numero dei decessi, che sono 551. Nel conteggio dei test dallo scorso 15 gennaio rientrano anche gli antigenici rapidi. Il dato odierno è molto più alto rispetto a ieri, 386, ed è tra i più alti delle ultime settimane. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è di 105.879. Le terapie intensive invece salgono a 3.546, più 36 unità rispetto a ieri, con 317 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 3.419.616. Torna a calare la curva dei contagi in Campania, ma aumenta in maniera netta il numero dei decessi, che sale a quota 62, ieri invece erano 43. Secondo i dati dell'unità di crisi della regione, sono 1.862 casi positivi nelle ultime 24 ore su 18.081 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 12,30%, oggi è pari al 10,29%. Dall'inizio della pandemia si supera quota 5.000, con il numero dei decessi arrivando a 5.002. In merito al report, i posti letto su base regionale aumentano a 178 i ricoveri in terapia intensiva, mentre calano quelli in degenza, passando dai 1.620 di ieri ai 1.598 della giornata di oggi. Parliamo anche di vaccini. Nelle prossime ore arriverà in Italia 1 milione di dosi del vaccino Pfizer. Il governo è pronto ad aiutare le regioni che stanno avendo più difficoltà nell'organizzazione delle vaccinazioni e che procedono a rilento, soprattutto sull'immunizzazione degli over 80, che ferma al 40% circa del totale, che invece, come dimostra lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sugli effetti del vaccino nelle RSA, ha un impatto fondamentale sulla riduzione di casi e decessi. L'incidenza ha raggiunto nell'ultima settimana di febbraio e nelle prime due di marzo valori sovrapponibili o inferiori a quelle di ottobre, in controtendenza rispetto all'andamento dell'epidemia, mentre i decessi sono passati dal picco della settimana del 9 al 15 novembre con circa l'1,3% dei residenti allo 0,6%. L'esecutivo prova quindi a imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale, anche se sembra ormai chiaro che non verranno mantenute le previsioni indicate nel piano del Ministero della Salute per il primo trimestre. Entro fine marzo l'Italia disporrà infatti di 14 milioni di dosi, quasi 1.700.000 in meno rispetto a quanto previsto. Il lotto del siero dell'azienda statunitense è il più consistente finora spedito in Italia e verrà distribuito nelle 214 strutture sanitarie di tutto il Paese. Una boccata d'ossigeno importante, visto che si tratta del vaccino utilizzato per i soggetti fragili e vulnerabili, anche se le aspettative erano ben altre. Entro la fine di marzo l'Italia avrebbe dovuto disporre di 15.694.998 dosi, ma è probabile che ne mancheranno quindi circa 2,6 milioni, a meno che non ci sia una maxi consegna da parte di AstraZeneca. Incursioni nelle lezioni svolte con la didattica a distanza per farle saltare.
Tre ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati dalla Polizia Postale di Genova. Il gruppo era strutturalmente organizzato ed agiva sistematicamente su tutto il territorio nazionale. Gli agenti sono partiti dalle denunce presentate dai presidi di diversi istituti già nel lockdown. I tre sono della provincia di Milano e Messina e facevano parte di gruppi Telegram e Instagram, creati appositamente. A condividere i codici di accesso alle video lezioni spesso erano gli stessi studenti, anch'essi individuati dai poliziotti. Gli studenti che fornivano i codici si sentivano al sicuro per l'apparente percezione di anonimato garantito dalle piattaforme social, riuscendo a pianificare gli attacchi durante le interrogazioni programmate. Tra i messaggi erano presenti anche delle considerazioni sull'operato delle forze dell'ordine. Tutti gli indagati hanno ammesso le condotte contestate e dovranno ora rispondere ai reati di irruzione di pubblico servizio e accesso abusivo al sistema informatico e telematico. Durante le perquisizioni eseguite con l'ausilio del compartimento della Polizia Postale di Milano e della sezione di Messina con il coordinamento del servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, sono stati sequestrati tablet, computer, smartphone che verranno analizzati dagli esperti della Postale per valutare la posizione degli altri giovani iscritti nelle chat utilizzate per le incursioni nelle lezioni. La Procura di Napoli e della Guardia di Finanza hanno notificato 19 misure cautelari con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del porto di Napoli e dei faraglioni di Capri per prelevare dalle stesse datteri di mare e molluschi che vengono estratti picconando e infliggendo un grave danno all'ecosistema marino. Secondo quanto accertato da un pool di esperti che hanno fatto da consulente agli inquirenti, è emerso che le operazioni illegali di prelievo hanno desertificato l'ecosistema che si trovava sul 48% delle pareti dei faraglioni che si trovano sott'acqua. Si tratterebbe quindi di un procedimento senza precedenti. Nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato della situazione vaccini sul territorio con riferimento agli anziani e all'accordo regionale con Federpharma. Ascoltiamolo. Si continua a vaccinare. C'è un'altra novità rispetto alle vaccinazioni. Sabato mattina ho tenuto un incontro insieme al consigliere regionale Livio Petitto presso Federpharma, poiché è in addirittura d'arrivo la firma di un protocollo d'intesa tra Regione e Federpharma, per cui anche i farmacisti, e credo anche con l'ordine dei farmacisti, per cui anche questa categoria potrà vaccinare. Ci stiamo organizzando perché, se ricordate, io ho parlato già di un secondo centro vaccinale, probabilmente anche di un terzo centro vaccinale. Sicuramente, una volta chiuso l'accordo tra Regione e Ordine o Federpharma, noi abbiamo manifestato la disponibilità affinché possiamo mettere a disposizione di questa categoria un centro vaccinale per aumentare il numero di vaccinazioni che vengono effettuate ogni giorno. L'ASL comunque sta andando avanti, è importante. A proposito, poi voglio anche fare un riferimento rispetto agli anziani che non sono stati chiamati durante la prima fase, che anche questa informazione è importante. Molte persone mi hanno chiamato o mi hanno contattato per dirmi: sindaco, non siamo riusciti a effettuare il vaccino durante la prima fase perché o non ci hanno chiamato, perché c'è stato un problema per cui non abbiamo raggiunto in tempo la struttura. Mi hanno assicurato che di fatto, terminato il richiamo, si riprenderà dagli anziani che non sono stati chiamati in quell'occasione, o comunque che non sono riusciti a effettuare il vaccino in quell'occasione. Questa è una notizia importante perché so quanto voi ci tenete e quindi mi sono fatto carico di interfacciarmi con l'ASL proprio per accertarmi che comunque questi anziani riceveranno. L'AS di Caserta ha diramato il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio. In tema di lavoro, nel bollettino di oggi, martedì 23 marzo, sono 263 i nuovi positivi, ai quali si aggiungono 7 deceduti e 176 guariti. I tamponi processati sono 2046, per un tasso di incidenza che scende di circa 2 punti e si attesta al 12,85%. Nel saldo complessivo, dopo alcuni giorni di discesa certificata da una risalita negli attuali positivi con più 80 contagiati in provincia, Caserta continua a restare quindi in cima per numero di casi attivi con 603 positivi, segue Maddaloni con 506 e Marcianise con 441.
A tal proposito, il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, aveva preannunciato di prendere provvedimenti per contrastare la diffusione del contagio coronavirus, che sono stati poi ufficializzati con una nuova ordinanza. Nel testo del dispositivo si legge che, con decorrenza dal 24 marzo e fino al 5 aprile, si vieta l'apertura di bar, pasticcerie e tabacchi dal lunedì al venerdì fino alle ore 14, con la chiusura totale nei giorni di sabato e domenica, la chiusura di ristoranti e pizzerie e delle mense aziendali aperte al pubblico da lunedì alla domenica, consentendo la sola attività di delivery, la consegna a domicilio, fino alle ore 22, l'apertura di supermercati e esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, da lunedì al venerdì fino alle ore 18 e nel giorno di sabato fino alle ore 14, la chiusura di supermercati e esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, nel giorno di domenica. Le disposizioni si applicano sull'intero territorio comunale, inclusa la zona commerciale e produttiva, superando e aggiornando i limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali. È consentita inoltre la presenza di ogni singolo esercizio commerciale aperto al pubblico di massimo 5 persone, a prescindere dalla grandezza dei locali. È confermata la chiusura al pubblico anche nella fascia oraria 7:30, 8:30 e quindi per l'intero arco delle 24 ore dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, consentendo esclusivamente l'accesso in piazza Umberto I ai locali del municipio. La Confesercenti provinciale di Caserta prenderà parte con una propria delegazione a Flash Mob del 26 marzo in piazza Carlo di Borbone a Caserta. L'evento è stato organizzato dal Movimento Insieme per il Wedding, che nella stessa data ha organizzato l'evento nelle principali piazze d'Italia. Confesercenti Caserta dunque comunica il proprio appoggio alla manifestazione. I componenti della delegazione dell'organizzazione datoriale osserveranno scrupolosamente tutte le disposizioni e le regole in materia di Covid-19. Il mondo del wedding, si legge in una nota, è molto variegato e finisce per essere invisibile. Eppure fanno riferimento a questo settore i negozi di abiti da sposo e da sposa, il catering, i ristoranti, location, liste nozze, wedding planner, persino i DJ, make-up e hairstyling. Ovviamente chiedono di poter lavorare perché hanno strutture da mantenere, attrezzature, tasse, affitti, leasing e quant'altro, e senza supporto di nessuno e soprattutto senza una previsione certa per la ripartenza, rischiano la chiusura definitiva. Da qui l'iniziativa Insieme per il Wedding, che in contemporanea interesserà tante confesercenti provinciali lungo tutta la penisola. Parliamo anche di sport e di calcio. Campionato fermo per via delle soste delle nazionali e dunque possibilità di riflettere sul futuro della panchina del Napoli. Sono sempre più frequenti i contatti tra il Napoli e Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juve è tentato dagli azzurri e dalla Roma, ma non è da escludere un possibile futuro come CT della nazionale italiana, se l'europeo però non dovesse andar bene. Allegri ha avuto contatti frequenti anche con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Anche qui, più che per la questione economica o l'eredità di un posto in Champions, sono in ballo strategia e autonomia. Allegri lo pretende infatti sul lavoro. Insomma, il presidente dovrebbe essere meno presente, così da consentire al tecnico di proseguire serenamente. De Laurentiis comunque prima proverà ad avere ancora un altro colloquio con Gattuso prima di poter prendere qualsiasi altra decisione. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata, infatti alle 21:30 si continua a parlare di sport e tutte le novità della settimana e dello scorso weekend con Sport 91 Live. Invece appuntamento con l'informazione di Teleprima domani ore 6:55 con la rassegna stampa live. Buona serata.